自分の日常生活とか、いわゆる何か大きなドラマとかのものではないんですか？Sono scene di vita quotidiana, non sono grandi eventi, non sono grandi drammi nella vita delle persone. In 130 pagine circa ha raccolto gli avvenimenti della vita di tutti i giorni. なんでもない写真が130枚も写真集になって一冊になることで何かまた別の大きな意味が生まれたものだと思っています。 Penso che abbia un significato particolare il fatto che da eventi all'apparenza insignificanti si sia riuscito a creare un testo di 130 pagine. これは花火最初に出した時に3冊同時に出版したんですけど、その中の1冊です。Questo è Hanabi, un altro testo del 2001 che ha pubblicato la sua prima, la prima volta che ha pubblicato sono stati 3 testi insieme, questo è uno dei 3. これは3年間ぐらいかけて日本中の花火の写真を撮りました。Per 3 anni ha girato tutto il Giappone e ha fotografato diversi eventi di Fuji artificiali. Hanabi che no, in Italia でもあると思うんですけども、日本ではもう特に夏になると2ヶ月間ぐらい世界、日本中のいろんな場所で大きい花火大会があって、とても日本人にとっては大事なイベントですね。E i fuochi artificiali ci sono anche in Italia, però in Giappone in particolare hanno un significato molto importante perché appena arriva l'estate in Giappone per circa 2 mesi ci sono eventi di fuochi artificiali un po' per tutto l'arcipelago e per i giapponesi è una cosa davvero molto importante. Hanabi che no, hanno 一瞬の美というか本当に留めておくことができない花を潰したら思っていると思うんですけれども、それがある意味でこう写真というものにすごく通じるものがあると思います。一瞬の美っていうものがとてもシンボリックな作事だと被写体であると思います。Lei pensa che i fuochi artificiali racchiudano un tipo di bellezza che è particolarmente significativa se presa in fotografia, in quanto è una bellezza che dura un istante, che non si può fermare in nessun modo, quindi fermarla nell'istante della fotografia ha un significato particolare e molto bello. Seguì a Aira, che è un senso di いろんな生命の生まれの瞬間を撮影したいと思って始めたプロジェクトなんですが、4年間ぐらいで作りました。 Questo altro libro, Aila, è del 2004, è un progetto che ha richiesto 4 anni di lavoro ed è la rappresentazione fotografica del momento, dell'istante della nascita di tante forme di vita diverse. Quindi 単純に生命に生まれる瞬間だけを集めた写真集というわけではなく、いろんな自然だったりとか、たくさんの景色だったりとか、いろんなサブジェクトを混ぜて作ったものなんです。Ovviamente non si tratta del momento della nascita in senso stretto, quindi del momento della nascita di un essere vivente in particolare, ma di quello e inoltre anche di particolari istanti del paesaggio, particolari istanti della vita delle persone che hanno racchiuto un significato particolare e quindi meritano di essere mostrati. ノートのようなものをつけるんですけれども、それをなんていうの、写真集だけじゃなくて、写真だけじゃなくて、いろんなポエムのような詩的な小さい文章をつけて、ちょっとアイデアノート風にまとめて作ったものです。
E questo libro del 2005, The Eyes, The Ears, è non soltanto una raccolta di fotografie, ma è qualcosa che lei definisce come un quaderno di idee, cioè un libro che racchiude, oltre alle fotografie, anche una serie di brevi testi di natura poetica, una serie di pensieri che appunto raccoglie insieme alle immagini. これは自分の家族をずっと撮り続けているものなんですけども、本にまとめたのは13年半分の家族の記録です。Questo testo cui è una raccolta di fotografie della vita della sua famiglia per oltre 13 anni。これは家族の写真集を作ろうと思って撮ってたわけじゃないんですけども、ずっと撮り続けているうちに、いろんな家族のドラマを、自分の写真家として見て、これは一冊の写真集にするのに値するのではないかと、価値があるのかなと思って、作りました。Non si tratta soltanto di foto della sua famiglia, ma di tante famiglie. Non nasce con un progetto preciso di fotografare la vita di una famiglia, ma nasce da una serie di fotografie che lei ha fatto nel corso degli anni a diverse famiglie, man mano che le faceva, a un certo punto si è resa conto che queste fotografie forse valeva la pena di raccoglierle per raccontare la vita delle famiglie. これは写真集を出版した後に、まだずっと家族を取り付けたんですけど、出版した後に本に入らなかったのが最近の写真ですね、家族のテーマ。E anche dopo la pubblicazione di Cui Cui ha continuato a fotografare famiglie, scene di vita familiare e adesso vi mostra appunto alcune fotografie successive alla pubblicazione di Cui Cui che non sono nel volume ma che raccontano le stesse storie e lo stesso tema. コミッションワークで作った本なんですけども、最初にブラジルのサンパウロ近代美術館の依頼で作って、もともと日本移民100周年の記念で作った本なんですが、これも2年ぐらいかけて制作しました。Questo è un lavoro che è stato commissionato dal Museo di Arte Moderna di San Paolo in Brasile per l'anniversario della migrazione giapponese. Della migrazione giapponese. ブラジルって広い国なので、そのブラジル自体をもっと見たくなって、ブラジル中のたくさんの場所を回ってきました。In Brasile c'è una grossa comunità giapponese. Allora inizialmente lei aveva fotografato soltanto, era stata chiamata a fotografare soltanto questi immigrati giapponesi. Poi si è resa conto che il Brasile è un paese molto grande, molto interessante, che valeva la pena di raccogliere delle altre fotografie, e quindi, presa da questo interesse, ha effettuato scatti anche su altri soggetti. これは最近の作品なんですけども、今からお見せするのは多分次の写真集に入るものなんですけども、最初の一番最初に見せた畳っぽい作品とスタイルが同じような感じになるんですが。Le fotografie che vi mostra adesso sono più recenti, probabilmente saranno inserite nella prossima raccolta di fotografie e per quanto riguarda lo stile si avvicinano nel concetto molto alla prima raccolta Utatané.